Grazie Ilaria. La mia presentazione riguarda un articolo di recente pubblicazione, è stato appunto pubblicato nel gennaio di 2022, che è il frutto del lavoro, come dicevi tu, di un nutrito gruppo di persone, sia colleghi dell'IGAG come Pietro Siriani, Mario Voltaggio e Giancarlo Ciodoli, sia colleghi degli NGV della Sapienza, dell'Università di Roma La Sapienza e dell'Università di Roma 3. In questo lavoro sono riportati parte dei risultati conseguiti nell'ambito del progetto Life Respire, un progetto finanziato dalla comunità europea che è giunto recentemente a conclusione e che aveva l'obiettivo principale di dimostrare in quattro aree caratterizzate da un differente potenziale geogenico di radon l'efficacia di un sistema di bonifica che permettesse di mantenere i livelli di radon indoor, cioè negli ambienti chiusi, confinati nelle abitazioni, al di sotto dei 300 becquerel metri cubi. Le aree di studio del progetto LIFE erano tre comuni situati in Italia, Caprarola, Celleno e Ciampino, e un comune situato in Belgio. La presentazione di oggi riguarda parte dei risultati ottenuti nei comuni italiani. Una piccola parentesi su quella che è la normativa italiana europea, ovvero il decreto, la direttiva europea del 2013 Euratom e il recente decreto legislativo italiano 101 del 2020, che vanno appunto a regolamentare la materia delle radiazioni ionizzanti e in particolar modo è da queste direttive che deriva il valore di riferimento dei 300 becquerel metri cubi come soglia di concentrazione del radon negli ambienti chiusi e la richiesta da parte di questi decreti per gli Stati membri di andare a identificare quelle aree in cui la concentrazione del radon ci si aspetta essere superiore a un livello di riferimento nazionale in un numero significativo di abitazioni, aree che quindi possono essere identificate con il nome di radon pronarias. Che cos'è il radon e perché ci interessa tanto? Il radon è un gas nobile radioattivo che si produce per decadimento alfa da una serie di radionuclidi primordiali, quelli dell'uranio 238, del torio 232 e dell'uranio 235. Esistono in natura diversi isotopi, il più abbondante, quello diciamo di cui ci interessiamo, è il radon 222, detto anche radon, che è il diretto prodotto del decadimento alfa del radio 226 della catena di decadimento dell'uranio 238, che è riportato in questa immagine a sinistra. Il radon si produce in modo naturale nelle rocce, nei suoli e anche nei materiali da costruzione in cui sono presenti questi radionuclidi primordiali, uranio, torio e radon. Il problema del radon è che, essendo un gas radioattivo, è considerato cancerogeno e la sua inalazione a alte concentrazioni e per periodi di tempo prolungati è stata messa in relazione con il rischio di insorgenza di cancro ai polmoni. Il radon in ambiente aperto si disperde, ma nelle abitazioni tende a entrare e a accumularsi appunto negli ambienti chiusi, soprattutto negli ambienti seminterrati e nelle stanze poste al piano terra. Questa immagine rappresenta uno schema delle modalità con cui il radon può entrare negli edifici. Quindi, in particolar modo attraverso difetti strutturali delle abitazioni, come piccole fratture o comunque aperture nelle pareti, nei pavimenti, PNR. nelle pareti, nei pavimenti e in casi molto particolari a causa del declassamento dell'acqua a prosuddomestico quando questa viene prelevata da pozzo.
Questo grafico rappresenta invece quello, è un tentativo di uno schema di rappresentare il comportamento del radon in natura. Come si vede ci sono molte variabili e come si vede dalle tante freccette queste tendono a interagire in modo complicato. Il risultato è che il radon in natura tende ad avere un'alta variabilità spaziale, sia il radon presente nei suoli, ma soprattutto il radon indoor, quello delle abitazioni. Questa estrema variabilità è fortemente condizionata da quello che diciamo, può essere considerato il comparto antropogenico di questo comportamento del radon, cioè tutta quella serie di caratteristiche strutturali delle abitazioni, ma anche abitudini di ventilazione delle abitazioni delle persone, che vanno a determinare se il radon, una volta entrato nell'edificio, si disperderà oppure tenderà ad accumularsi e a rappresentare un rischio per la salute. In basso vedete invece quello che è il cosiddetto comparto geogenico, che viene ben definito da questa nomenclatura che è stata proposta di recente, cioè potenziale geogenico di radon, che è definito come ciò che la Terra rilascia, quindi il radon senza la sua componente antropogenica, una quantità costante nel tempo geologico e caratteristica delle diverse aree di studio. Come sono connesse il potenziale geogenico di radon e le radon prone areas, cioè quelle aree dove il radon indoor tende a superare un valore soglia? Sono connesse perché, anche se è vero che il radon nelle abitazioni può avere alti livelli, indipendentemente dalla sua localizzazione, proprio legata appunto a il fatto che è il risultato di numerosi fattori che interagiscono tra loro, è anche vero che ci sono delle aree che sono più soggette a generare alte concentrazioni di radon degli edifici, che sono appunto probabilmente le aree caratterizzate da un elevato potenziale geogenico, quindi da un'elevata sorgente di radon di origine geologica, nei suoli e nelle rocce. Considerando quindi che il potenziale geogenico è connesso con il radon indoor, è stato effettuato uno studio geochimico di dettaglio, come dicevo, nelle tre aree di studio della regione Lazio, selezionando il progetto RESPIRE, per andare a definire il loro potenziale geogenico locale e andare a studiare la sua associazione con i valori di radon indoor. Si è cercato anche di valutare quella che è la dosi assorbita dalle popolazioni che vivono in queste aree e valutare quindi il rischio associato. E infine è stato fatto un tentativo di definire quelle che possono essere le radon priority areas in questi comuni. Come sono state scelte queste tre località? Sono state scelte sulla base della mappa del potenziale geogenico di radon a scala regionale, ovvero la mappa del Lazio, pubblicata da Ciotoli et al nel 2017. Come vedete, il primo comune, Celleno, in provincia di Viterbo, ricade in un'area a potenziale medio. Caprarola, sempre nel Viterbese, ricade in un'area a potenziale alto, mentre Ciampino, nei pressi di Roma è caratterizzato da un potenziale più basso. Allora, vedendo più nel dettaglio la geologia di queste aree, il comune di Caprarola, nella mappa a sinistra, vediamo che si estende su terreni vulcanici derivanti dal vulcanismo vicano, che affiorano, che sono queste litologie colorate in rosa e viola, e che affiorano diffusamente nel settore orientale del comune, mentre intorno al lago di Vico prevalgono le litologie sabbiose e argillose. Per quanto riguarda il comune di Celleno, nella mappa qui al centro, questo comune, situato più a nord di Caprarola, è, diciamo, ricade nell'area dei prodotti vulcanici dei Monti Pulcini,
che affiorano prevalentemente nel settore occidentale del comune, mentre a est sono presenti estesi depositi di sabbie e argille. Infine, Ciampino, vicino Roma, in questo caso il comune si estende quasi completamente su terreni di natura vulcanica legati al vulcano dei Colli Albani. Come dicevo, abbiamo condotto uno studio geochimico di dettaglio e sono stati misurati numerosi parametri. Innanzitutto i gas del suolo, utilizzando una metodologia diciamo, consolidata, che è quella di effettuare, infilzare una sonda in acciaio nel terreno a una profondità superiore ai 70 centimetri per andare a minimizzare l'influenza della componente atmosferica. E la misura della concentrazione del radon nel suolo viene effettuata con strumenti di campagna. Abbiamo effettuato anche misure di radiazione gamma terrestre, cioè outdoor in ambiente aperto, misurata a 1 metro al di sopra del suolo, e indoor, quindi all'interno delle abitazioni. Questo perché la radiazione gamma insieme con il radon rappresentano circa il 60% della radioattività naturale a cui è esposta la popolazione, e quindi anche questo diciamo, è un parametro radiologico importante da tenere in considerazione. I raggi gamma inoltre irradiano esternamente il corpo, a differenza del radon invece viene ispirato, quindi lo irradia dall'interno. Sono una miscela di fotoni a varia energia che vengono emessi sempre dalle serie di decadimento dell'uranio e del torio, del radio e del potassio, e quindi hanno una connessione comunque genetica con il radon, con la variabile del radon. Per quanto riguarda la radiazione gamma indoor, abbiamo effettuato in ogni stanza due misure, una al centro della stanza rappresentativa della radiazione gamma media e una a diretto contatto con le pareti dell'abitazione per avere un'indicazione sulla tipologia di materiale costruttivo e sull'emissione di questo materiale. In laboratorio sono state misurate anche le concentrazioni dei radionuclidi parentali, dell'uranio, del radio, del torio e del potassio, in una serie di campioni di suolo e di rocce rappresentative delle litologie nelle diverse aree di studio. E infine sono state effettuate delle campagne di monitoraggio per misurare la concentrazione di radon indoor. Sono stati utilizzati dei detector passivi, dei dosimetri, che sono questi cilindri di piccole dimensioni, che sono state poste nelle abitazioni delle persone che volontariamente hanno deciso di partecipare a questa campagna di monitoraggio. Come vedete in basso, la campagna è stata sponsorizzata dalle amministrazioni comunali che hanno informato la popolazione e l'hanno invitata, diciamo, a prendere parte a questo lavoro. Sono state effettuate due campagne di monitoraggio, una invernale e una estiva, per poter valutare la variabilità stagionale del radon indoor e per avere poi un valore medio annuo. Contestualmente alla consegna dei dosimetri è stato consegnato anche un questionario in cui venivano richieste delle informazioni riguardanti diciamo, l'edificio, la stanza in cui veniva posto il dosimetro, le caratteristiche insomma, strutturali dell'abitazione. In queste mappe sono rappresentati i punti dove sono stati effettuati i monitoraggi indoor. Come vedete a Caprarola, che è sempre sulla sinistra, che è il comune più grande, circa 57 km quadrati, c'è stata un'ottima risposta della popolazione e sono stati effettuati 114 sono stati consegnati 114 dosimetri per il monitoraggio invernale e 118 per quello estivo. 142 sono state le misure di radioattività gamma. Come vedete dalla mappa, le abitazioni in cui è stato effettuato lo studio sono tutte concentrate in quest'area, che è quella dove si sviluppa il centro urbano principale di questo comune, che si chiama Caprarola, appunto, anche il centro urbano.
Al centro abbiamo la mappa del comune di Celleno. In questo caso la risposta è stata un po' meno partecipata. Le abitazioni sono concentrate nell'area di Celleno, Casenuove, che è questo qui, e un po' più a est, dove si trova l'abitato antico e storico di questo comune. Infine a destra Ciampino è il comune più piccolo, ma anche quello più densamente popolato. In questo caso la distribuzione spaziale dei punti di monitoraggio è, diciamo, più sparsa. Queste sono invece le mappe che rappresentano i punti di monitoraggio outdoor, quindi dei campioni di gas del suolo e della radiazione gamma terrestre. Anche in questo caso, vedete, il numero dei campioni è stato veramente molto elevato, e questi sono distribuiti in modo abbastanza omogeneo, per quanto possibile, in tutti e tre i comuni. Ovviamente ci si è avvalsi anche di dati di letteratura, soprattutto per quanto riguarda i valori di i dati, diciamo, disponibili a Ciampino. I dati raccolti sono stati elaborati con tecniche geostatistiche, in particolar modo le mappe di potenziale geogenico a scala locale sono state elaborate utilizzando una tecnica di geostatistica multivariata chiamata Empirical Bayesian Kriging Regression. Questa tecnica combina il simple kriging con l'analisi delle componenti principali e permette di creare un modello di regressione in cui la variabile dipendente, che nel nostro caso era il radon nel suolo, viene stimata utilizzando una serie di variabili indipendenti che sono nel nostro caso i proxy geologici, quali le concentrazioni di uranio, torio e radio, e la radiazione gamma terrestre. Rispetto ad altri metodi di interpolazione, questo si è rivelato più efficace, più accurato, data la, diciamo, dimensione comunque piuttosto piccola del dataset. Allora, questi sono i risultati delle nostre campagne di monitoraggio. A sinistra vedete il normal probability plot dei campioni di gas del suolo di Caprarola, Celleno e Ciampino, a destra lo stesso grafico per la radiazione gamma terrestre. Come si nota anche sia dal grafico che dalle tabelle, in media, i valori medi di Caprarola sono più elevati rispetto a quelli di Celleno, rispettivamente di Ciampino, sia per i gas del suolo sia per la radiazione gamma. Inoltre, da questi grafici è possibile individuare la presenza di delle soglie di anomalia di concentrazione di questi gas. Quindi diverse popolazioni di campioni, di background, di anomalie e di valori estremi, le soglie sono state utilizzate per individuare nelle mappe quella che è l'anomalia dal punto di vista spaziale, che è individuata nel caso di queste delle mappe in basso dai colori diciamo, tendenti dall'arancione al rosso. Le mappe in basso rappresentano il gas, il radon nel suolo, quelle in alto, la radiazione gamma terrestre. Per quanto riguarda Caprarola, sulla sinistra, vediamo che l'anomalia nei gas nel suolo e nella radiazione gamma terrestre, da un punto di vista spaziale, sostanzialmente coincide, perché queste anomalie sono localizzate prevalentemente nel settore orientale, del comune, dove abbiamo visto affiorano prevalentemente le litologie vulcaniche. Per quanto riguarda Celleno, sono le carte al centro, le anomalie sono concentrate nel settore occidentale e nel settore settentrionale. Anche in questo caso queste aree coincidono con le aree in cui affiorano le litologie vulcaniche. È interessante notare nella carta in basso di Celleno queste anomalie allungate in direzione circa nord-est
nord-ovest e sud-est, che coincidono geograficamente con dei fossi dove scorrono dei torrenti che hanno, per erosione hanno portato a giorno degli affioramenti di lava. Il terzo caso è quello di Ciampino a destra. In questo caso in basso vediamo che le anomalie di radon nel suolo sono allungate in direzione nord-est, nord-ovest, sud-est e seguono un po' quello che è l'alto strutturale di Ciampino già noto in letteratura. La distribuzione di queste anomalie di gas del suolo non combacia con quelle della radiazione gamma terrestre, che presenta delle anomalie più, diciamo, di tipo spot. Questo diverso pattern ci suggerisce che l'anomalia di gas nel suolo sia prevalentemente determinata dalla risalita di fluidi profondi, anche legati alle risalite di CO2 ben note in quest'area, mentre le anomalie di radiazione gamma siano prevalentemente governate dalle litologie affioranti. Questi grafici riportano le concentrazioni di radionucliti, in particolare modo ho riportato quella del radio, ma sono molto simili anche agli altri radionuclidi, che mostrano appunto come litologie quali tufi e i tufi litoidi presentano in media delle concentrazioni più alte delle altre facies, delle altre litologie. E che in particolar modo questi valori siano rispettivamente più alti a Caprarola, Intermedia, Celleno e generalmente più bassi a Ciampino. I dati precedentemente illustrati sono state create le mappe di potenziale geocenico a scala locale, quindi una mappa per ciascun comune. Il potenziale è stato classificato in 5 classi, da molto basso a molto alto. Come vedete, le classi di concentrazioni sono diverse nei vari siti, proprio per esaltare, mettere in evidenza le anomalie presenti negli specifici siti. Questi sono invece i risultati del monitoraggio indoor. In particolar modo queste sono le informazioni ottenute dai questionari che ci hanno permesso di avere delle informazioni di background per andare poi a interpretare i nostri dati. In particolar modo si vede nei diagrammi a torta come i tufi siano i materiali da costruzione più utilizzati nelle abitazioni campionate monitorate a Caprarola e a Celleno. Mentre a Ciampino, qui in basso, vedete che la maggior parte delle abitazioni in cui sono stati posti i dosimetri o fatte le misure di radiazione gamma indoor erano costituite da blocchi di cemento. Per quanto riguarda il piano dell'abitazione, in cui è stato effettuato il monitoraggio, in tutti e tre i comuni, c'è una prevalenza del monitoraggio effettuato nei piani terra, che sono quelli più soggetti all'ingresso di radon proveniente dal suolo. Infine, per quanto riguarda il tipo di stanza, l'uso che se ne fa, a Caprarola e Celleno sono predominanti quelle stanze dove si trascorre la maggior parte del tempo nelle proprie giornate, quindi la sala da pranzo, la camera da letto e la cucina. A Ciampino, il monitoraggio ha riguardato principalmente gli edifici pubblici e quindi vedete che un 35% delle misure effettuate è stato effettuato nelle aule delle scuole. Questi grafici riportano la concentrazione della radiazione gamma indoor. Nei box plot vediamo la radiazione gamma misurata al centro della stanza, quindi rappresentativa diciamo, della radiazione a cui viene esposta la popolazione. In media, di nuovo, vediamo che i valori di Caprarola sono più alti di quelli di Celleno e più alti di quelli di Ciampino.
Se confrontiamo questi dati con la radiazione gamma terrestre outdoor, che è rappresentata da queste linee tratteggiate in rosso, vediamo che a Caprarola e a Celleno i valori medi indoor sono molto più alti, diciamo, di quelli della radiazione gamma outdoor. E questo già, diciamo, è un campanello che ci suggerisce il contributo importante a questo tipo di radiazione dei materiali da costruzione. Infatti, questa differenza tra l'indoor e l'outdoor non è poi così marcata in Ciampino, dove abbiamo visto che la maggior parte dei luoghi monitorati era costituita in blocchi di cemento. L'importanza dei materiali da costruzione è evidenziata nel grafico a destra, dove vedete in giallo gli istogrammi delle misure gamma effettuate in prossimità del muro e che sono mediamente più alte di quelle effettuate al centro della stanza. Queste due foto mostrano quanto è diffuso l'uso dei tufi come materiali da costruzione sia a Caprarola, che è la foto a sinistra, sia a Celleno, che è l'immagine a destra. In questa slide sono invece sintetizzati i dati di concentrazione di radon indoor. Vediamo che le differenze di concentrazione di radon indoor nei tre comuni sono particolarmente chiare, sia se consideriamo la media annua, il grafico A a sinistra, sia se consideriamo i dati riportati nel campionamento invernale. Questo a destra. Di nuovo vediamo i valori più alti misurati a Caprarola, intermedi a Celleno e più bassi a Ciampino. Nel grafico al centro sono riportati i dati di radon indoor misurati durante la stagione del campionamento estivo, che come vedete sono significativamente più bassi rispetto a quelli invernali. Proprio per quelle che sono le abitudini di vita delle popolazioni, cioè tenere semplicemente le finestre più aperte durante la bella stagione, permettendo quindi al radon di non accumularsi nelle case. Più del 50% delle abitazioni, fino al 90% nel caso di Caprarola, nel monitoraggio invernale hanno superato il valore limite dei famosi 300 becquerel metri cubi. Questi due diagrammi evidenziano di nuovo l'importanza dei materiali da costruzione a sinistra. Vediamo i valori di radon indoor, le medie annue graficate in base al tipo di materiale da costruzione e vediamo quanto, diciamo, mediamente questi valori risultano elevati nelle abitazioni costruite in tufo. Nel grafico a destra invece abbiamo i valori di radon indoor graficati in funzione dei piani dell'abitazione. Si evidenzia le elevate concentrazioni misurate nelle cantine, perché ovviamente essendo seminterrate, sono anche i luoghi meno frequentati, quindi dove il radon tende ad accumularsi, e via via un trend sempre decrescente man mano che si sale verso i piani più alti. Queste sono delle equazioni standard note da letteratura, che permettono di convertire i valori misurati di concentrazione di radon indoor o di radiazione gamma indoor e outdoor, permettono di convertirli nella dose assorbita, ovvero in quella quantità di energia che effettivamente viene assorbita in seguito all'esposizione alle radiazioni. Come vedete, sono funzione non soltanto delle concentrazioni misurate, ma anche del tempo che si trascorre negli ambienti. Questo parametro, l'excess lifetime cancer risk, è un ulteriore parametro adimensionale che va a definire la probabilità che un individuo sviluppi un tumore nel corso della sua vita,
a causa dell'esposizione a questa radiazione gamma. Abbiamo applicato quindi queste equazioni ai dati misurati. I grafici in alto rappresentano la dose inalata, quindi quella legata a radon. A sinistra vediamo i dati misurati nelle abitazioni, calcolati per le abitazioni private, e a destra per i luoghi di lavoro. La linea rossa tratteggiata, pari a 10 millisievert anno, è il livello di azione raccomandata, cioè quel livello oltre il quale viene suggerito, comunque raccomandato, di adottare delle misure di mitigazione, quindi di abbattimento delle concentrazioni di radon. Nelle abitazioni private vediamo che questo valore di 10 millisievert anno è frequentemente superato. Più confortante è il grafico che riguarda i luoghi di lavoro. In questo caso, solo in pochissime situazioni questa soglia viene superata. Soprattutto, diciamo, è confortante il valore di Ciampino, perché questi luoghi di lavoro in realtà altro non sono che le aule scolastiche. E quindi dove vediamo che la dose inalata effettivamente ha dei valori molto bassi. La tabella in basso riporta invece i parametri radiologici legati alla radiazione gamma. In particolar modo, il parametro dell'eccesso di rischio di cancro ci indica che le aree dove si ha un maggiore eccesso di rischio sono nuovamente quelle di Caprarola, seguite da quelle di Celleno e infine Ciampino. Questo trend, calcolato sulla base di queste equazioni, di questi parametri, ha effettivamente un riscontro nei dati reali, ovvero nel dato dell'incidenza grezza di tumori, il CIR, calcolato sulla base dei dati disponibili per le ASL della Regione Lazio. Caprarola, Celleno e Ciampino ricadono in ASL diverse, e effettivamente questo trend, per cui c'è una maggiore incidenza nelle ASL dove ricade il comune di Caprarola, più alto rispetto a quelle di Celleno e di Ciampino. Questo è abbastanza visibile anche nelle mappe riportate sulla destra. A destra abbiamo di nuovo la mappa del tasso di incidenza grezzo relativo soltanto ai tumori dell'apparato respiratorio, che confrontata con la mappa a destra, che è quella del potenziale geogenico del Lazio, mostra in effetti delle somiglianze, quindi con le aree di alto potenziale che bene o male vanno a coincidere con quelle dove si ha una incidenza un po' maggiore di tumori. L'ultimo, diciamo, step di questo lavoro è stato quello di tentare di definire le radon priori prone areas. È stato fatto questo intersecando i valori, diciamo, delle classi del potenziale geogenico di radon con i valori di radon indoor, soltanto in quei casi in cui le misure erano state effettuate nei piani terra e nei seminterrati. I risultati sono i box plot in alto. Vediamo che i valori mediani della concentrazione di radon indoor per Caprarola e per Ciampino, qui a destra, tendono all'aumentare delle classi del potenziale geogenico di radon, in particolar modo per le classi 4 e 5, che rappresentano le classi di potenziale alto e molto alto. Questo trend non è visibile, non è chiaro a Celleno, dove però bisogna considerare che in realtà non abbiamo abitazioni che ricadevano nelle classi di potenziale geogenico alto o molto alto. Quindi diciamo, andiamo a proporre che le aree che ricadono nelle classi di potenziale alto e molto alto possano essere considerate delle radon prone areas,
E la cosa interessante è l'estensione areale di queste aree, ovvero rappresenterebbero il 26% del territorio comunale di Caprarola, il 20% di Celleno e il 6% di Ciampino. Il 6% di Ciampino è una percentuale di territorio molto piccola, però ricordiamo che Ciampino è anche il comune più densamente abitato, quindi la popolazione che potenzialmente può essere interessata, può ricadere, diciamo, in queste aree prioritarie, potrebbe essere consistente. Quindi, concludendo, questo studio è stato importante perché a scala locale, quindi a scala di comune, è stato possibile studiare la correlazione tra le aree ad alto potenziale geogenico e le aree caratterizzate da elevati valori di radon e di radiazione gamma indoor, confermando sia l'importanza della sorgente geologica di radon, soprattutto per le abitazioni a livelli più bassi, quindi pianetari e seminterrati, sia però anche andando a evidenziare il ruolo importante dei materiali della costruzione. Il risultato più interessante è stato quello di poter dare delle indicazioni alle amministrazioni comunali su quelle che sono le radon prone areas, quindi quelle aree dove le amministrazioni comunali possono programmare e pianificare delle attività di monitoraggio e mettere in atto eventualmente dei sistemi di bonifica. Ho concluso. Grazie.